Ciao, sono Vittorio Greco, sono uno dei fondatori dell'associazione Addio Pizzo. Che voi avete cominciato più o meno quanto tempo fa? Noi abbiamo attaccato il primo adesivo la notte fra il 28 e il 29 giugno del 2004. La notte che abbiamo messo gli adesivi eravamo soltanto in tre. Non c'era nessuno di noi, era commerciante, imprenditore. Non avevamo nessuno dietro. Noi abbiamo cominciato semplicemente attaccando questi adesivi nel salotto bene della città. C'era scritto sopra: un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Questa prima azione ha avuto un grandissimo clamore mediatico, e non solo, perché la mattina, mentre i TG aprivano il TG regionale aprivano questa notizia, il prefetto convocava d'urgenza il comitato d'ordine pubblico per discutere con questore, comandante dei carabinieri e la finanza su questo fatto, la comparsa di questi adesivi che non erano firmati. Noi non eravamo un'associazione ancora, non avevamo idea che saremmo diventati una vera e propria associazione, un movimento strutturato, ma è stato un gesto fatto da semplici cittadini, 7 amici che si sono ritrovati a immaginare di poter aprire un pub. Che una sera si sono domandati: e quando poi ci vengono a domandare il pizzo, che facciamo? E da questa discussione è nata l'idea dell'adesivo e della frase. L'idea iniziale era quella di rendere il gesto replicabile, cioè tutti coloro che condividevano la frase potevano diffonderla a loro volta. Dopo qualche settimana abbiamo fatto un sito dove era possibile scaricare un adesivo e siamo restati movimento anonimo, senza volto e nome, per quasi un anno. Durante l'arco di quest'anno, dai 7 che eravamo, siamo diventati una quarantina. Abbiamo cominciato a riunirci, non c'era uno che conoscesse tutti gli altri. Erano piccoli gruppi che si formavano attraverso la pratica dell'attacchinaggio. Ci siamo creati questo gruppo che in maniera assembleare ha lavorato per quasi un anno e abbiamo elaborato il passo successivo, che è la nascita vera e propria del Comitato Addio Pizzo. Ci siamo resi pubblici con un volto, un nome, abbiamo raccolto 3.000 firme in questo periodo, nella fase finale del periodo dell'anonimato, di 3.517 firme di cittadini che si impegnano a fare i propri acquisti presso chi denuncia o si oppone pubblicamente al pizzo, e abbiamo presentato queste firme nel maggio del 2005. Quindi nel maggio del 2005 mostriamo i nostri volti, i nostri nomi e contemporaneamente presentiamo questo elenco di firmatari in calcio a questo documento. Le firme vengono pubblicate nel quotidiano più letto della Sicilia occidentale. Siamo a maggio del 2005. Nel maggio del 2006, quindi dopo un anno, siamo riusciti, una volta che c'erano le persone che si dichiaravano disponibili a fare gli acquisti presso chi denuncia o comunque si oppone pubblicamente, abbiamo impiegato un anno per fare un elenco di 100 operatori commerciali che dicevano: noi ci opponiamo pubblicamente al pizzo. E dopo un altro anno ancora, lo sto facendo veramente breve, sono arrivate le prime denunce, perché i primi 100 erano persone che non avevano mai ricevuto richieste e si sono esposte comunque in maniera preventiva e in segno di solidarietà con quelli che avevano storie di denuncia alle spalle, che erano molto pochi negli ultimi anni, e di quelli che sarebbero venuti. Nel 2007 cominciano le prime denunce, anche alcuni atti di ritorsione da parte della mafia. In particolare c'è stato un grande incendio in un capannone industriale, che però ha avuto il sostegno pronto ed efficace non solo della società civile ma anche dell'amministrazione comunale e regionale, oltre che il risarcimento dello Stato, in maniera tale che il Presidente, la Regione e il Comune hanno dato un'area dove riaprire, e con i soldi del risarcimento del Fondo di Solidarietà delle Vittime del Racket, che è nazionale, ha potuto riavviare l'attività, quindi non ha perso commesse, non ha dovuto licenziare. Nel 2007, nel novembre del 2007, abbiamo presentato una vera e propria associazione anti-racket, formata da appunto imprenditori che avevano fatto delle denunce o che le stavano per fare,
E da lì il movimento ha continuato a strutturarsi, quindi praticamente noi puntiamo sui consumatori, che nel frattempo sono arrivati a 10.000, un elenco di commercianti o comunque operatori economici che sono poco più di 700 adesso. Facciamo molta attività nelle scuole e poi ogni anno a maggio, dal 2006, facciamo una fiera, una festa, dove facciamo incontrare gli operatori economici, i cittadini, gli studenti, ci sono i dibattiti, c'è musica e poi seguiamo tantissime attività, soprattutto nella provincia di Palermo, ma non solo, come oggi siamo venuti qui a Sciacca. Diciamo, dopo questo exploit iniziale, secondo voi riuscite ad andare avanti, ad intaccare, diciamo, un sistema che soprattutto a Palermo e nella provincia di Palermo funziona, diciamo, rispetto riguardo alla richiesta di pizzo? Allora, abbiamo avuto a Palermo, sicuramente sì, una certificazione alla controparte, che intendo dire, ci sono state le dichiarazioni di due recenti pentiti che hanno detto che da quelli di Addio Pizzo non ci andavano perché erano rogne. Uno degli ultimi arresti fatti è scattato da un aderente alla nostra lista, è un'intercettazione conversazione degli arrestati in carcere con i familiari, cioè, quello ci ha mandato al macello, che fa, non lo sapeva che aderivano ad Addio Pizzo, che così ci distrugge o qualche cosa del genere, ci manda al macello, cioè praticamente si lamentavano del fatto che erano, a loro insaputa erano stati mandati a chiedere il pizzo a uno degli esercenti che aderisce alla nostra attività, che infatti li ha denunciati, c'è stato un processo molto celere, quindi in pochi anni siamo diventati da persone probabilmente che erano derise a fastidiose, poi siamo diventati fastidiosi, adesso cominciamo ad essere moderatamente pericolosi, perché comunque abbiamo assistito dal 2007 a oggi un centinaio di imprenditori che hanno fatto delle denunce secche o delle collaborazioni, ci costituiamo parte civile nei processi, quindi diciamo che in città siamo riusciti a sfruttare al meglio il momento positivo che è determinato dalla durissima azione repressiva dello Stato, diciamo, siamo riusciti a far inserire in questa scia un movimento della società civile che dà una proiezione sociale al di là della vicenda giudiziaria. Quali sono i criteri con i quali voi, diciamo, scegliete le persone che vogliono entrare a far parte di Addio Pizzo e con quale sicurezza, diciamo, vengono scelte? Allora, è una domanda che ci ha assillato per quasi un anno, nel senso che nel momento in cui abbiamo deciso di fare un elenco di commercianti ci siamo fatti subito questa domanda, ma come li scegliamo? Come facciamo a ridurre il rischio che ci possa essere qualche infiltrato, diciamo così? Innanzitutto abbiamo deciso che il gioco valeva la candela, cioè che era un rischio da correre. Poi i primi sono stati, diciamo, in realtà, diciamo, attività in realtà erano, diciamo, piuttosto di una rete amicale, cioè non so, il parente che c'ha la piccola boutique, il conoscente di fiducia, quindi inizialmente su un passaparola fra persone fidate, poi quando la cosa è cominciata a crescere, diciamo, alcuni di noi nel frattempo sono diventati avvocati, quindi conosciamo bene tutto il movimento, ha fatto una ricostruzione molto dettagliata di tutti i fatti giudiziari e la cronaca giudiziaria di Palermo, quindi diciamo con una conoscenza che, diciamo, ti dà un minimo di sicurezza. Poi l'adesione avviene sempre attraverso colloquio faccia a faccia, non avviene semplicemente con una sottoscrizione di un modulo che viene faxato e inviato, no, c'è proprio un colloquio durante il quale si fanno tutte le domande che si ritengono necessarie. Il fatto che ci sia questo colloquio ha disincentivato, diciamo, l'avvicinarsi di persone di quell'ambiente. È successo che abbiamo dovuto espellere delle attività, perché dopo il momento dell'adesione abbiamo scoperto, per esempio, una che ha destato molto scalpore
che aveva dei dipendenti con ruoli di responsabilità che avevano precedenti penali per mafia. Quando l'abbiamo scoperto l'abbiamo buttati fuori, poi dopo poco più di un anno si è stato aperto un fascicolo, insomma, per farla breve, alla fine il rappresentante legale di questa realtà è stato condannato in quanto prestanome. Quindi diciamo abbiamo fatto degli errori, ma ce ne siamo accorti sempre prima degli altri. Questo poi che cosa ha fatto? Ha disincentivato ulteriori manovre, perché comunque hanno visto che siamo stati in grado comunque di autocorreggerci. Se non faccio errore, in uno dei pizzini, mi sembra che sono trovato da Provenzano, c'era una roba tipo che bisognava entrare, fare in modo che insomma i picciotti, la mafia, entrasse nelle file dell'antimafia per confondersi. Allora, c'è stato un episodio che riguarda il paese di Villa Abate, che è le porte di Palermo, dove effettivamente Provenzano aveva dato il suo parere favorevole, la sua autorizzazione a delle iniziative antimafia che erano organizzate dalla Campanella, che poi è diventato un pentito. Addio Pizzo può rischiare di diventare una specie di holding? Il rischio holding, io capisco la domanda, ma mi sento di dire no, questo rischio non lo corriamo. Un difetto di Addio Pizzo? Non saprei, io questi due difetti vedo. Uno, diciamo, come percezione esterna, che comprendo ma non condivido, e quello interno, lentezza e disorganizzazione. Un'ultima domanda, che cos'è l'antimafia? Che cos'è stato storicamente non sta a me rispondere, perché ci sono tantissime esperienze. Ti posso dire per come la sento, la interpreto, è innanzitutto un impegno civico, è una forma di partecipazione democratica, dare uno sbocco costruttivo alla rabbia, e dare un senso alla cittadinanza e al sentirsi siciliano, calabrese, campano. E quindi è anche una questione di amor proprio.